Cari amici di Vita Trentina, vi raggiungo dalla mia casa perché la redazione del settimanale diocesano si è impegnata al telelavoro. In queste giornate riempite, segnate da comprensibile apprensione, vorremmo contagiarvi con un po' di fiducia e di speranza. Coraggio, non siamo soli, sono le parole del nostro arcivescovo Lauro Tisi, lanciate dalla messa in Duomo che trovate in questo numero di Vita Trentina e anche nel sito diocesano. Affonda la fiducia in quella preghiera che ci viene richiamata anche dalle sorelle Clarisse in un testo preparato per questo numero speciale che ha il titolo Rintocchi Antivirus, l'esperienza delle campane di una zona pastorale trentina che suonano per richiamare alla preghiera comune nelle case. Altre 15 risposte creative le trovate nelle nostre pagine. Azioni virtuose per essere più vicini agli altri, anche se distanti. Ve le racconteremo ogni giorno con questi strumenti. Vi preghiamo di commentarle, di farle girare, anche di segnalarci nuove iniziative per sentirci, anche se distanti, più uniti. Vi ringrazio in anticipo.